Edoardo Casarini lo andiamo a presentare perché lo conoscevamo avendolo visto in altre piazze, ma da questa stagione è il segretario del Tau Calcio a Topacio e quindi ci fa piacere presentarti e raccontare un po' quello che stai facendo, perché ecco, la cosa importante che so è che sei un grande rinforzo, un grande acquisto del Tau Calcio, ma non in campo ma fuori. Sì, diciamo di sì, grazie dell'importanza dell'acquisto. Comunque credo di essermi calato già, ormai sono già 7 mesi. Dal primo d'agosto, no? Sì, dal primo d'agosto. E quindi mi sono calato un po' di questo ambiente, questo importante incarico, fatto anche comunque di tutto quello che comunque il calcio rappresenta nella zona. Tau credo sia, ecco, da vicino, entrandoci dentro, prima lo conoscevi da fuori, entrandoci dentro che società ti fa appunto, insomma, percepire quello che veramente la situazione dall'esterno è, la si vive sì in modo distaccato, da dentro è chiaro che comunque vivi tutte quelle dinamiche che forse magari non ti immaginavi, ed è anche bello questo perché fanno parte della novità, della motivazione, e sono tutte spinte per migliorare, migliorarsi e fare sempre bene, comunque crescere insieme a tutta l'equipe di lavoro che c'era e chissà, forse anche aumenterà, insomma. Senti, di che cosa ti occupi di giornalmente? So che appunto tu sei di Vaiano, quindi oltretutto non sei vicinissimo, tutte le mattine parti in treno dalla stazione di Prato, arrivi ad Alto Pascio e fai l'orario continuato, torni la sera, quindi a tempo pieno fai questo lavoro. Ecco, tecnicamente di che cosa sei? Io curo la segreteria generale a 360 gradi, perché comunque investe anche tutte quelle situazioni, diciamo sia sportive, anche amministrative, burocratiche, che comunque sono intrinseche e comunque sono sempre tutte importanti e diciamo hanno bisogno di quelle attenzioni per non poter, ecco, scadere, diciamo, in una semplicità, ecco. L'importanza appunto di vedere le cose nella giusta maniera, rispetto delle regole, e quindi insomma poi analizzarle e metterle poi in pratica, a far sì che comunque tutte quelle documentazioni, quel lavoro che viene svolto semplicemente o anche con certe anche complicanze, quello della segreteria deve mettere poi in mano a tutto l'equipe e a chi va in campo di essere tranquillo, di avere insomma la giusta... Un importante segretario, un bravo segretario, una società non si vede ma non si non appare mai, perché non ci sono mai problemi, perché come sono abituato io un po' anche quando nel lobby un po' particolare che ho, quello del teatro, chi è fuori e dietro le quinte è vero che non appare mai, ma comunque credo sia importante, vitale per un ambiente che comunque insomma deve girare tutto in una certa maniera, file per sé, ecco, sì, quindi... e mi dicevi la cosa importante, che sei stato accolto benissimo e fin dal primo giorno ti sei sentito subito calato nel ruolo e nell'ambiente. Sembravo sin dal primo istante che io sono arrivato che fossi ancora o fossi a casa da molto tempo, quindi l'accoglienza è stata veramente meravigliosa da parte della governance tutta, il presidente Antonello, il vicepresidente Manuel, l'organizzatore, responsabile organizzativo Maurizio, insomma il direttore sportivo Montarelli, ma sono pochi, ma della famiglia Tau, è giusto che comunque annoverare anche tutti gli altri, insomma i mister, veramente si sono, ecco, rivolti con molta professionalità, molta confidenza. Ho subito capito anche il tuo ruolo e ti hanno messo anche subito, no? Anche a mio agio. Sei un riferimento. Però hanno trovato subito il riferimento. Sì, certo, ora c'è
ancora più dialogo, nonostante appunto non sia mai venuto a mancare fin dalle prime battute, e questo io ne sono contentissimo. Ecco, voglio rimarcare comunque il bello che è stato, il bello che mi ha fatto sentire proprio come se fossi lì da una vita. Ecco, l'accoglienza e questo sentimento che le persone, il rispetto hanno reciproco l'uno con l'altro, e quindi ben venga. Io quello che è dato si dice che deve essere reso, e io mi sono messo a disposizione portando la mia competenza e metterla a disposizione di tutti e tutti quelli che mi vorranno comunque chiedere che cosa. Ecco, e per concludere, il futuro inizia oggi. Infatti la domanda ultima era non inizia domani. Perfetto, benissimo. Allora, in bocca al lupo, buon lavoro, e a risentirci presto sempre su questi schermi. Grazie, grazie. Grazie, Edoardo. Grazie.